Credo non ci sia bisogno di presentazione. Credo non ci sia bisogno di presentazione. Lo stavamo attendendo, lo stavate aspettando. Un video però per presentarlo ce l'abbiamo. E io vorrei che alla fine di questo video partesse l'applauso più bello, più forte che ci sia mai venuto. Lancia pure il video. Alex Zanardi, con la sua storia e le sue imprese, sta smantellando la percezione del concetto di ostacolo. Sono talmente emozionato che mi tremano le gambe. Quando mi sono risvegliato senza gambe, ho guardato la metà che era rimasta, non la metà che era andata persa. Da quel momento inizia una nuova vita che ha del leggendario. His crash presented the biggest opportunity that he's ever had. La sua capacità di racconto coinvolge chi lo ascolta e impone importanti riflessioni. Un cinquantenne con lo sguardo da ragazzino e una incrollabile e gioiosa voglia di sfide. Un uomo che ha fatto degli ostacoli la sua ragione di vita, il suo personale motore. Tutti insieme, Alex! Scegliere la sinistra, ma non per ragioni politiche, perché mi viene meglio il naso se mi fanno le foto, solo per quello. Ci accomodiamo? Volendo, anche perché ho le gambe un po' stanche. Allora, insomma, questa è l'accoglienza che... Grazie, grazie davvero. Si riserva... Beh, insomma, grazie a te perché... Scusate le spalle. Tu quest'estate ci hai fatto sudare con te, tifare con te, sognare con te, vincere con te, perché, insomma, saprai molto bene, mentre tu eri a Rio, cosa è successo qua. E poi magari ci racconti sia la tua di storia che quella di tutta quella nazionale lì, di quel gruppo lì, che è un gruppo fantastico. Di certo partirei con una cosa. Qua abbiamo 1600 persone che sono la rappresentanza di un'Italia che si sbatte, che si dà da fare, che prova a impegnarsi. La maggior parte di noi siamo impegnati in attività economiche, quindi cerchiamo di vincere le nostre sfide e andare oltre il nostro ostacolo da quel punto di vista. Tu, nelle tue, sembri quasi un supereroe, no? Cioè, sembra quasi che ti diverti, sembra che ti venga tutto facile. In realtà, credo proprio non sia così. Raccontaci... l'Alex Zanardi da dietro, prima del podio, prima delle medaglie. Beh, innanzitutto grazie ancora dell'accoglienza, perché non ci si abitua mai. Io so di essere, lo dico sempre, è ormai un disco rotto, sono un uomo fortunato perché alla fine mi piove addosso quotidianamente una quantità di affetto, di... le persone mi fermano per strada per raccontarmi della stima che mi vogliono attribuire, dell'ammirazione. Ogni tanto mi chiedono anche: ma come fai? Non c'è una risposta, perché in fondo rispondere significherebbe già pensare di aver fatto qualche cosa di assolutamente eccezionale che nessun altro era in grado di fare, e non è così. E questa cosa va detta non per falsa modestia, ma perché se Zanardi corresse da solo non ci sarebbe niente da vincere. Zanardi si è scelto di andare a provare, di fare il meglio che gli poteva riuscire in una disciplina in cui ci sono fior di campioni, ragazzi che non solo sono molto dotati, ma fra parentesi sono anche più giovani di me. Ce n'è uno in particolare che sembra il mio vestito invernale, ci sto dentro due volte. Poi la gente mi dice: Sorbole, che braccia che hai? Sì, non hai visto quelle di quello là. E logicamente mi rende molto orgoglioso essere riuscito a mettere la ruota davanti ai miei avversari. Ma non era questa la cosa più importante. E credo che se alla fine io oggi... vengo fermato per strada, faccio fatica ad allenarmi. L'altro giorno un signore mi ha letteralmente bloccato con la macchina, pensavo fosse un rapimento o qualcosa, invece voleva solo fare una foto con me. Poi ognuno ha il suo modo di proporsi, ecco. Il suo è stato abbastanza discutibile perché abbiamo rischiato, però se questo accade è perché alla fine io ho deciso che cosa volevo fare e l'ho fatto con passione, perché è tutto lì, eh. Perché quando tu fai una cosa con passione è inevitabile che tu la faccia al meglio delle tue capacità. Essere guidati dall'ambizione, perché magari vedi qualcun altro che nel proprio settore è riuscito a ottenere un certo risultato
e tu dici, caspita, ci riuscissi anch'io, no? E allora ti viene dalla sera alla mattina di metterti in gioco su quel tema particolare, credendo magari di poter arrivare dalla sera alla mattina al risultato che quella persona che ti ha ispirato ha conseguito. Ecco, lì però stai sbagliando. Perché è logico che se tu parti dal presupposto che l'unica cosa che può dare un senso a ciò che fai è ottenere quel risultato, è molto difficile che tu possa conseguirlo. Perché sei semplicemente ambizioso. Poi l'ambizione non è una cosa negativa, anzi è quella cosa che magari in prossimità del traguardo, se vuoi metaforicamente, è un po' il colpo di reni che riesci a mettere nel mettere la tua ruota di un centimetro davanti a quella dell'avversario che ti sta di fianco, ma l'unica cosa che ti può portare davanti alla linea, nella condizione di poter fare quella roba lì, nella condizione quindi di poter vincere, è la passione. Io qualche anno fa ero ritornato alle corse automobilistiche, tra l'altro anche togliendomi delle soddisfazioni, perché insomma con la BMW ho fatto un percorso che mi ha riportato sul gradino più alto del podio, e poi attenzione, mica la corsa del Campanaro Sagrestano alla Perpetua, insomma, gare importanti, ora non sarà la Formula 1, ma il Mondiale Turismo, ci correvano fior fior di piloti, i marchi ufficiali, eccetera, quindi è stato bello, è stato rivedere tutti gli avversari nello specchietto retrovisore, è stata una figata pazzesca. Però poi ho scoperto sta roba qui della handbike, ho iniziato a fare l'attività più che altro, come dire, per tenermi in allenamento, quasi se quell'attività sportiva fosse propedeutica al mio mestiere di pilota. E alla fine la passione è cresciuta al punto da portarmi a riflettere e a decidere che valeva la pena di provare a farla meglio, no? Provare a dedicare più tempo a questa cosa qui. E l'unico modo era logicamente mettere perlomeno in stand-by, non dico ritirarmi dallo sport automobilistico, cosa che non ho fatto. Hai vinto qualche settimana fa, no? Sì. 16 ottobre. Poi ci arriviamo, perché non possiamo mica bruciarla così, devo andare all'incasso anche di qualche applauso per quella roba lì. Però però adesso si scherza, però io in quel momento lì, insomma, era la fine del 2009, decisi che appunto era la cosa che volevo fare, perlomeno quella che suggeriva il mio cuore, e per cui ho fatto il percorso giusto, che è quello di sincronizzare il cervello, cercando il modo più logico e migliore possibile per ottenere dei risultati, per delineare il percorso, quale fosse la direzione, ma appunto ascoltando quello che suggeriva il mio cuore. Quindi quella cosa mi è venuta facile, perché quando tu fai una cosa guidato dalla passione è normale che tu ti alzi ogni mattina e ti metti al servizio della tua passione, cioè ogni giorno è una nuova occasione per fare una cosa che, grande o piccola che sia, è poi il nuovo punto di partenza per il giorno successivo, no? E giorno dopo giorno tu ti avvicini alla meta, poi arriva anche il giorno in cui il compito di quella giornata è tagliare per primo il traguardo a una finale olimpica, ma non è che ci arrivi così magicamente dalla sera alla mattina, no? E quindi è stato bellissimo farla, questa cosa qui, e tra l'altro, siccome facendola al meglio delle mie possibilità, credo di averla fatta abbastanza bene. Abbastanza, te lo concediamo. E la gente mi seguiva anche già prima con affetto e tutto, alla fine ho portato a casa una quantità di affetto, di stima, sì, di riconoscimento. Cioè, io credo che se avessi vinto una gara di Formula 1 non sarebbe stata la stessa cosa, no? E quindi ci ho scritto un libro su sto tema qui. Io volevo solo pedalare e sono incappato in una nuova vita, insomma, per dire che se noi riusciamo a farci guidare da qualche cosa che per noi è appassionante, questo può essere trovato, attenzione, non soltanto all'interno di ciò che puoi scegliere di fare, ma spesso anche in quello che dobbiamo fare. Adesso non voglio esaurire tutti i temi, perché poi avete capito che il dono della sintesi è la mia qualità migliore, no? Io sono di bisogna proprio strapparmele fuori le parole per spiegare i concetti, però ogni tanto mi capita di andare a parlare, non so, ai ragazzi delle scuole che mi parlano, come dire, sì, vabbè, ma te parli di passione, cioè,
facile dirlo quando hai guidato delle macchine bellissime, hai fatto le Olimpiadi, è facile, cioè noi altri dobbiamo stare qui tutto il giorno sui libri. Io dico, ragazzi, è vero, però è anche vero che se io non avessi avuto questo tipo di atteggiamento a Berlino, quando io mi sono trovato in un letto d'ospedale con dei tubi, dei fili che mi tenevano in vita, non avessi visto in quello una grande opportunità per rimettere a posto le cose, e io non sarei dove sono oggi. Quindi se io sono riuscito a rendere appassionante il mio percorso riabilitativo e tutto quello che dovevo fare in quel momento, credo che anche voi possiate scorgere un'opportunità nello studiare la matematica e la letteratura a scuola. Sì, questo concetto del trovare la passione in quello che insomma vuoi fare o anche fra quelle cose che devi fare, no? Adesso questo è stato un anno particolarmente bello, benedetto per te, no? Cioè, hai le medaglie a Rio, che tra l'altro vincere una dietro l'altra proprio come giorni dal punto di vista del recupero fisico è veramente qualcosa di fortissimo. Poi il campionato italiano GT, poi hai compiuto 50 anni qualche giorno fa, no? E tra l'altro, insomma, credo dopo Gramellini, mi sa che una delle tue prime uscite pubbliche dopo il rientro da Rio. Quindi noi siamo... Beh, mi sono limitato apposta per rendere un po' più preziosa questa serata. No, aspetta, c'è un antefatto. Perché dovete sapere che un paio di settimane fa lo chiamo e lui non risponde sempre al telefono, anzi, insomma... devo insistere un po', poi io ho il dono, lui ha il dono della sintesi, io ho il dono che richiamo, non c'è problema. E a un certo punto mi risponde, dice: Gianluca, non mi sono dimenticato di te. Ho detto: meglio, perché insomma erano due sere che sognavo che mi mandavi un messaggio e che non venivi, e io stavo pensando a come farla finita, perché cosa gli racconto a 1600 persone. E gli dico: Alex, cioè, le tue medaglie hanno fatto un clamore pazzesco, perché l'ultima volta eravamo qua ad aprile, eravamo 800-880, siamo 1600, quindi insomma, perché le hai vinte le medaglie? Di' la verità. Le ho vinte per rendere questa serata più interessante. No? Cioè, faceva parte del piano di avvicinamento. Di certo non sono sempre stati anni così belli, no? Cioè, insomma, per arrivare alle gioie si è passato sicuramente attraverso momenti complessi, decisioni da prendere. Io ti ho ascoltato un paio di volte. Ma sai... Gianluca, si ride, si scherza. Io ogni giorno mi vengono attribuite qualità che, credetemi, non è davvero falsa modestia, io so di non avere, perché sono anche, c'è mia moglie, mi può testimoniare, sono anche un fancazzista cronico, nel senso che mi passa il tempo, mi volano via le giornate in certi casi, quando mi posso raramente concedere questo lusso, e non è tempo sprecato comunque, perché sto ricaricando le pile in qualche modo. Però una qualità credo di averla: sono un uomo curioso, un uomo che sa girare la testa e sa prendere forma, prendere qualche cosa dagli altri. Sa farsi ispirare dalle persone, e credo che questa è la qualità che davvero mi ha aiutato di più nella vita. Io sono stato protagonista di tante vicende positive, poi mi è arrivato sto fulmine tra capo e collo, e in quel momento non sembrava affatto così, però poi è diventato la più grande opportunità della mia vita, perché guarda, tutto quello che sto facendo io oggi è direttamente connesso alla mia nuova condizione, no? A dimostrazione che in qualsiasi cosa possa accadere nella vita, riuscire a scoprire il lato positivo, a trovare quel po' di buono che c'è, perché poi in misura diversa chiaramente, ma in ogni cosa c'è sempre il bene e il male, no? Allora riuscire a trovare quel po' di bene è un po' come trovare il punto d'appoggio per cominciare a costruire tutto il resto. Per me è stato così. E questa cosa la dico perché non ho la pretesa che questa sera voi torniate a casa dicendo: caspita, le parole di Zanardi mi hanno cambiato la vita da domani, perché non è logicamente certo. Così. Certo. Ma io credo davvero che il talento più grande
nel rapporto tra chi ispira e chi si fa ispirare non è nel soggetto che stiamo guardando, ma quanto piuttosto nei nostri occhi e nella loro capacità di scorgerla, l'ispirazione. Perché se noi abbiamo occhi per vedere, anche una madre che si alza al mattino, dà la colazione ai figli, li porta a scuola e va comunque al lavoro, anche se ha 38 e mezzo di febbre, può essere una fonte di ispirazione enorme. Non occorre guardare Zanardi, che guida una bellissima BMW, molto spesso la distrugge, gliene danno un'altra. Insomma, gli esempi sono tutti attorno a noi. E non solo, ma anche le dimostrazioni che ogni cosa può essere un'opportunità. Io credo che non sia un singolo caso, ma ce ne siano tanti di ragazzi che sono venuti qui credendo davvero di aver toccato il fondo, e proprio perché hanno toccato il fondo sono venuti qui. Ed essere venuti qui ha rappresentato l'opportunità che si sono presi per costruire una vita che viceversa probabilmente non avrebbero mai avuto. Capisci che cosa voglio dire? Certo. Cioè magari certo. Oggi vivono una vita bellissima, che fra parentesi sanno anche riconoscere come tale, proprio perché sono passati su un terreno molto accidentato. Io dico sempre, per usare una metafora, che tu apprezzi una strada ben asfaltata se sei già passato da una piena di buche. Quindi uno che viene in Italia, poi va in Svizzera e dice, ah, che com'è asfaltata bene la strada. Ma questo è un altro tema. Ma poi una gran rottura di scatole, perché in Svizzera bisogna andare piano, quindi. In Svizzera bisogna andare piano. Nel tuo caso, qual è stata una delle chiavi di lettura? Io ti ho sentito raccontare un episodio fortissimo con un bambino che aveva vissuto un'esperienza del genere quando stavi facendo riabilitazione, no? Quella fu magari una delle illuminazioni, uno degli esempi che hai vissuto, che hai visto. Magari ne hai vissuti più di uno. Ti ricordi qualcosa in particolare che ti ha permesso di vedere le cose proprio da un altro punto di vista? Ma io, ancora una volta, non la chiamo qualità, è una dote. La dote è una cosa, certo, che hai o non hai, e a livello caratteriale evidentemente sono più predisposto a considerare certe cose come delle sciocchezze. Per dire, una delle domande più frequenti è: tu credi in Dio? Sì, però non è pertinente, nel senso che io non ho mai ritenuto opportuno alzare gli occhi al cielo e chiedere un aiuto per una cosa che potevo fare con la chiave a brugola da 4, che è quella che mi serve per regolare le mie prove. Usavo la chiave a brugola da 4. E io ho conosciuto nel mio percorso riabilitativo persone meravigliose che vedevano come piccoli problemi tecnicamente enormi, e persone che forse a modo loro sono altrettanto meravigliose, ma che vedevano come enormi problemi piccolissimi. Dal signore che piangeva, che io sono andato per consolare perché teneva questa bambina in braccio di 4 anni, e lui si affrettò poi a spiegarmi che lui in realtà stava piangendo di gioia, perché quello era il giorno in cui gli avevano detto, per la prima volta avevano fatto le protesi a sua figlia che era nata senza gambe, e quando era stato il momento di alzarla, il tecnico ortopedico l'aveva guardata e gli aveva detto: le scarpe? Io ho bisogno di un paio di scarpe per regolare l'assetto della protesi. E lui era dovuto uscire in fretta, non conoscendo il paese, aveva fatto fatica, alla fine aveva trovato questo negozio e piangeva perché mi diceva: io ho comprato oggi il primo paio di scarpe alla mia bambina e sono l'uomo più felice del mondo. Ecco, saper rimettere in prospettiva un problema così grande, affrontarlo e buttarselo alle spalle, secondo me è una roba enorme, pazzesca. Io non sono convinto che sarei riuscito ad affrontare con lo stesso sorriso ciò che mi è accaduto se fosse toccato a mio figlio. E però ho anche conosciuto una signora che magari per certi aspetti è una donna meravigliosa, ma mi ha assassinato l'anima per un pomeriggio intero a dirmi che non gli azzeccavano la pigmentazione della sua protesi, lei aveva perso una falange in un incidente domestico, e raccontava a me, diceva: ma si rende conto che condanna che è vivere con la mano dietro la schiena, perché ti vergogni, perché il silicone ha un colore diverso rispetto alla pelle? E io a un certo punto, ma per aiutarla, gli ho detto: signora, ma lei si rende conto che io ho un problema un po' più grosso che la pigmentazione? E lei, poverina, mi ha detto: e lei, poverina, mi risponde, dice: mi scusi, sono stata così indelicata.
però vede quando io vado in spiaggia e ero partito. Quindi parafrasando Palmiro Cangini, del quale sono un grande ammiratore, dico: ma con questo cosa volevo dire? Non lo so, però i fatti mi confermano. Però no, scherzi a parte, però io credo che Dio si deve occupare dei problemi di tutte quelle persone che li percepiscono come tali, perché ci sono tante cose che magari io riesco ad affrontare, che altri vedrebbero o vivrebbero come problemi, ma che per me non sono problemi, per cui cosa serve che gli rompo le scatole con tutto il lavoro che c'è già da fare, no? Poi gliele ho rotte in un'occasione in particolare, mi ricordo, io ero appena tornato da Berlino, non è che ero tanto a posto, e Daniela, nel tirar giù Nicolò dall'aereo, sente questo dolore lancinante alla schiena, insomma nel giro di 2 giorni siamo da un neurochirurgo che era amico del dottor Costa, ci aveva presentato, le fanno fare una risonanza, le trovano questa ernia che andava subito operata, per cui praticamente la sera stessa eravamo al Bellaria, tra l'altro l'avevano ricoverata al reparto maschile, perché non c'era non c'era posto nel reparto femminile, arriva l'infermiera, vede me sulla sedia a rotelle senza le gambe, lei sdraiata sul letto, e dice anche un po' stizzita: i parenti dei pazienti devono stare, non si devono sedere sul letto. Gli ho detto: signora, per quanto assurdo possa sembrare, io qua sono quello che fa l'assistenza. Dov'è Daniela? E lei si è incazzata ancora di più, perché pensava che la prendessi in giro. In realtà io ero serio, perché era Daniela che poi l'indomani ha fatto questa operazione, ma la sera torno a casa, messo come ero smesso, tutte le difficoltà, perché non ce le avevo ancora mica le protesi, no? Torno a casa, mio figlio Nicolò, che era assistito dalla mia mamma, donna fantastica, e aveva un'otite, arrivo a casa tipo a mezzanotte, mi dice: guarda, pianto fino adesso, adesso sembra che si sia addormentato, gli ho dato un po' di Advil, così. Insomma, morale, vado a letto, sto bambino comincia a piangere, piange, piange, piange. Mia mamma, che comunque non poteva avvicinarlo perché aveva sto gran raffreddore, quindi non so quanti di voi hanno presente il pianto di un bambino nel cuore della notte quando hai già dei problemi in testa, insomma, è un amplificatore di questi problemi. Tipo alle 3:30 del mattino ho guardato in alto e ho detto: oh, hai rotto le balle, veramente, se questa è una prova. Oh. Sarà stato l'Advil che mia mamma gli aveva dato poco prima, ma qualche secondo dopo Nicolò si è zittito, si è addormentato, ha dormito benissimo. In effetti, eh. Daniela il giorno dopo ha fatto l'operazione, è andato tutto molto bene. Io, insomma, la storia dimostra che me la sono cavata. La mia mamma gli è pure passata raffreddore, per cui secondo me... Cioè, è andata a buon fine. Sì, mi ha ascoltato. Allora, in Sportsweek il giornalista dice che per il modo in cui ti poni, per le cose che fai, passare una serata in trattoria con te dovrebbe essere uno spettacolo. Noi ci sentiamo privilegiati qua a fare un'ora e mezza insieme. E nel tuo percorso tu mi dici: uno dei momenti più belli è la condivisione quando facevo riabilitazione dal dottor Costa, le tagliatelle insieme, quel momento lì. Anche nel tuo video, no, dei 5 secondi, parli di questo aspetto. Che valore ha per te lo scambio, il poter dare una mano, il poter far squadra? È ciò che ci tiene vivi, dai. Adesso, quando la vita ti riserva momenti particolari, che non sono soltanto quelli difficili, certo, anche la gioia, la condivisione è un moltiplicatore della gioia. Tu vivi un'emozione... Io, insomma, a me è capitato durante una gara, proprio magari... se le cose stavano andando in un modo per cui mi potevo anche permettere di riflettere su altro, di pensare alle persone a cui voglio bene, che non sono soltanto mia moglie, mio figlio, mia mamma, insomma i miei parenti, ma anche i miei amici. Ricordo un giorno in cui stavo vincendo la 500 miglia di Michigan su un super speedway, è uno degli ovali più veloci. Quando correvo nella IndyCar, la bellezza di quel campionato è che la stagione si sviluppava appunto su competizioni, su circuiti cittadini, cioè piste stradali come quelle che
su cui si svolgono le gare di Formula 1, ma anche circuiti ovali, che sono una prerogativa molto americana delle corse automobilistiche. Certo. E quello era proprio il territorio più Yankee che ci fosse, perché i Super Speedway sono quegli ovali velocissimi dove, insomma, si va forte, si fanno i 400 di media, non di velocità di punta, perché qui si va forte parecchio. E stavo vincendo la gara con i miei amici in tribuna che erano venuti a vedermi, e anzi, più che vincendo, la stavo proprio dominando, perché avevo quasi doppiato il secondo. E ricordo di essermi ritrovato a riflettere su come stavano vivendo la gara i miei amici, soprattutto questo mio carissimo amico, con cui praticamente è mio fratello, che si chiama Filippo, con cui dividevamo anche il banco a scuola e siamo rimasti amici da allora. A 16 anni. E lo ricordo all'ora della ricreazione col panino in mano, che io gli dicevo: perché io voglio fare il pilota, vedrai, mo va là, cosa vuoi fare te? Mi prendevano anche in giro, no? E per cui mi sono un po' messo nei suoi panni e ho cercato anche di comprendere, decifrare l'emozione che lui stava vivendo in quel momento, vedendo che quella cosa, quel sogno che io gli avevo confidato da bambino, io lo stavo in qualche modo realizzando. Deve essere stata una cosa bellissima, e averla rivista nei suoi racconti, dai suoi occhi, è una cosa che mi emoziona sempre, no? Ma mi emoziona perché, ancora una volta, torno al tema della passione, vedi, aver fatto le cose nel modo in cui andavano fatte, essere riuscito ad arrivare nonostante le possibilità che avessimo noi a casa, famiglia Zanardi, non fossero quelle di certi miei colleghi che partivano certamente più avanti di me, ma aver approfittato degli insegnamenti che mi ha passato mio padre, che non mi stancherò mai di ringraziare abbastanza, perché poi papà era una persona di una saggezza unica, solo che era anche esageratamente simpatico, per cui la saggezza contenuta nelle pillole che lui dispensava si perdeva nella sua enorme simpatia. Tipo, quando cercava di darmi un consiglio mi diceva: non so, Sandrino, te ricordati di girare la testa, perché chi copia piglia 5, però è un buon punto di partenza. E lui me lo diceva e mi faceva ridere. Anche voi ridete, vedi, ma cavolo, è una roba verissima. Tu pensa, cioè, noi vogliamo fare una cosa nella vita, poter in qualche modo partire da dove gli altri sono già arrivati, no? Ci può aiutare tantissimo. Poi però dobbiamo essere anche consapevoli che se consegniamo il compito così portiamo a casa 5, che non è proprio... Ma quello può essere un punto di partenza che poi noi, mettendoci del nostro, personalizzando quello che è già stato fatto da altri, possiamo migliorare ancora più. Anzi, possiamo magari fare cose che chi era arrivato fino a quel punto definiva impossibili. Io recentemente parlavo con l'ingegner Dallara, che è un caro amico, che la prossima settimana festeggerà 80 anni e farà una bellissima festa, a cui io chiaramente non mancherò. E lui mi ha detto: vedi, io ho preso i migliori ingegneri e ho l'arroganza di credere che qui a Parma ne abbiamo formati di veramente bravi. E gli ho detto: io vorrei fare questa cosa. Lui aveva in testa di fare questo simulatore innovativo, no? E mi hanno detto: è impossibile, non c'è la tecnologia. Al che io ho detto: va bene. Ho preso 20 neolaureandi, bravi, i più bravi di tutti, e gli ho detto: voglio fare questa cosa. Siccome loro non sapevano che non si poteva fare perché non c'è la tecnologia, è 2 mesi che gira quel simulatore lì e funziona perfettamente. Per cui vedi che delle volte... È proprio così, è proprio così. Stamattina... Una cosa è impossibile finché... Qualcuno la fa. Finché qualcuno innova dicendo... Io questi insegnamenti li ho colti, ho cercato di metterli in pratica e insomma, ed essere riuscito a fare delle cose nonostante è la cosa più bella, perché quando hai dei problemi e sono difficili da superare, sei pienamente giustificato se poi col senno del poi, a distanza di tempo, dici: io non ce l'ho fatta perché non ho mai avuto la possibilità. Ma se ti ritrovi a dire: io ce l'ho fatta nonostante nessuno... È quello che dà sapore, no? Che caspita, dà è 1000 volte più bello, anzi. È quello che dicevo prima, no? Giungere su una bella strada asfaltata dopo che ne hai già attraversata una piena di buche.
quindi non mi ricordo più cosa mi avevi domandato, ma credo in qualche modo ad aver risposto alla domanda. No, la condivisione. Sì, ecco, eravamo così. Al dottor Costa, la riabilitazione, no, tagliottelli insieme, la condivisione. No, beh, è fondamentale. Poi, nella vita, la condivisione è quella che moltiplica la gioia e lenisce la sofferenza, perché poi, quando abbiamo un problema, saperci aprire agli altri molto spesso è la cosa più difficile, ma è anche quella che poi risulta essere più efficace per rimettere le cose nella giusta prospettiva e trovare il modo di affrontare i problemi e risolverli. Nel lavoro, sapere essere complementari e anche camaleontici, e attenzione, perché non siamo mica delle macchine. Certo. Ognuno di noi si può adattare, comprendere le capacità di chi ci sta di fianco e renderle, come posso dire, valorizzarle. Sì, renderle complementari alle nostre, ecco. Adattarci e cercare di chiudere i buchi che gli altri lasciano aperti. Sfruttare all'interno di un gruppo di lavoro quegli aspetti che per noi sono più appassionanti, dicendo: questa cosa, se me lo consentite, la faccio io. Poi, se alla fine di tutto porti a casa un risultato assieme a quel gruppo in cui il tuo merito personale ti viene riconosciuto, vabbè, questo è logicamente molto gratificante, però l'importante è che lo sai tu che in calce a quel progetto c'è comunque la tua firma, lo sai, no? Certo. Che certo. Senza di te quella roba lì... Che è un po' la logica anche della staffetta, no? Cioè, di quando tu fai una competizione, un conto è farla da solo, oppure farla in squadra, farla in staffetta, fare un pezzo per uno. Cioè, avete vinto l'oro anche in staffetta quest'anno, no? Sì, anche se lì è molto più semplice, perché... Ognuno fa il meglio. Sì, cioè, a prova di ignorante, lo sai cosa devi fare, devi fare quel pezzo lì. Però hai ragione, il senso è quello. Dopodiché, invece, ciò che io ho spiegato pochi minuti fa è più grande della mia stessa spiegazione, perché io la faccio facile, ma ognuno di voi ha probabilmente delle competenze che si espletano in ambiti complessi, che non sono solo andare da A a B, certo, ma che è molto di più. Eppure queste stesse cose misteriose che oggi sono tali, ma che domani possono essere spiegate, sono appunto anche, credo, la gratificazione più grande che ognuno di noi può ricevere, il fatto di affrontare delle cose che sono difficili, ma consci delle proprie capacità e fiduciosi che puoi portare a casa il risultato. Ecco, poi quando ci riesci, questo, in modo secondo me giusto, ti regala anche più fiducia, più voglia di riprovare il giorno seguente, certo, certo, e possibilmente alzare sempre di più l'asticella. Bello. Io mi sono portato un po' di tue frasi, perché girano sul web. Ah, quindi facciamo notte. Se sì, mi metti le slide, ce le hai. Ce ne sono 7-8 che sono le più ricorrenti, ma tanto sai che insomma... Apprimetto che molte delle cose che girano su internet... Non sono due. Cioè, forse le idee... Le condivido, ma mi fanno più intelligente di quello che sono. Questa è tua? Questa è tua? Quando in gara pensi... Questa sì, dai, abbiamo visto anche il video, quella dei 5 secondi. Sì. La storia dei 5 secondi. Beh, questa... Consentimi di essere un po' meno sintetico di come sono stato sino adesso, la devo spiegare un po'. No, diciamo che mi si è rivelata, perché in realtà mi era già accaduto, però mi si è rivelata in particolare in un'occasione che è stato campionato del mondo di paraciclismo del 2013 in Canada, Bay Comone, la gara in linea, che è la prova in cui si parte tutti assieme, chi arriva primo vince. Insomma, a parte che confermarsi dopo aver vinto entrambi i titoli olimpici a Londra nel 2012, non era una cosa così scontata e banale, perché sai, il più grande nemico della nostra motivazione è l'aver provato la gioia del successo, no? Perché rende tutto molto meno chiaro, esotico, importante. Cioè, sai dire, vabbè, l'ho fatta sta roba qua, ok, adesso cosa faccio? Certo. Normalmente magari... volgi il tuo sguardo anche su qualche cosa di diverso. Invece
La mia passione è rimasta assolutamente intatta dopo aver vissuto queste giornate bellissime a Londra e mi sono rimesso al lavoro per la stagione seguente. E in quell'anno io ho vinto praticamente ogni gara a cui ho partecipato, anche con una certa facilità, e soprattutto nelle prove di Coppa del Mondo, anche se il risultato non è così importante, ma nella realtà comunque è una cartina di tornasole di dove poi a che punto sei. Ti trovi, a che punto sei, perché gli avversari sono poi sempre quelli. E quindi quando sono arrivato al Mondiale sembrava anche, come dire, abbastanza scontato. I miei compagni in nazionale mi dicevano prima della gara: oh, poi me la fai provare la maglia di campione del mondo, cioè per dirti quanto veniva dato per fatto. E invece io sono riuscito ad affrontare la prova cronometro probabilmente concentrandomi soltanto su me stesso, e ho vinto la gara per 14 secondi, che sembrano tanti, ma in una gara di mezz'ora pochi. È poco, perché tu non sai cosa sta facendo il tuo avversario. Oserei dire che se tu lo sapessi, se tu avessi il tuo avversario virtuale davanti a te, andresti più. 14 secondi potresti anche pensare di trovarli. E per riuscire a far quello io ho fatto la miglior gara che avevo mai fatto a livello paraciclistico fino a quel momento, per cui finita quella prova io ero molto molto contento, molto soddisfatto. Però ancora una volta poi 2 giorni dopo ci sarebbe stata la gara in linea, e invece di sentirmi appagato io sono andato alla caccia di un nuovo risultato, ma non perché sia avido, ma perché, visto che puoi, perché non dovresti, no? Ci provi. Cioè, tu prova al meglio le tue possibilità, dopodiché se riesci a stare davanti a tutti devi esserne orgoglioso e felice. Non dovesse accadere, nel momento in cui hai fatto tutto quello che potevi, o buonanotte, cioè la puoi anche tranquillamente prendere con grande filosofia. E la gara andò in un modo particolare, perché poi mi attaccavano tutti, me ne hanno fatto di tutti i colori, e io che nello sport ho conosciuto diversi livelli di fatica, cioè fatica è livello 1, poi c'è sofferenza, livello 2, livello 3 c'è lo sfinimento, e io pensavo di essere arrivato. Beh, quel giorno io ho conosciuto il livello 4, che è la tristezza, cioè essere talmente distrutti che nel momento in cui la gara, anche lì tutti quanti ormai sanno che se l'andranno a giocare in volata, manca mezzo giro alla fine, tirano tutti i remi in barca per prepararsi a quel momento, e lì hai un attimo per riflettere. Ecco, lì io, se avessi seguito il mio istinto, mi sarei fermato, mi sarei messo lì a piangere, appoggiato alla mia handbike. Ero veramente triste, cioè ero talmente sfinito, avevo dato molto più di quello che pensavo di avere ed ero proprio triste. Eppure ho trovato la forza di dire: no, c'è ancora qualche cosina che posso dare. E lì è venuta fuori la metafora dei 5 secondi. Cioè, ho provato a fare quello che potevo e ho tenuto duro altri 5 secondi. Per farlo ho dovuto chiudere gli occhi su quella piccola salita che ci accompagnava verso i 200 metri finali. Il problema è che quando li ho riaperti avevano mollato gli altri. E allora ho capito che non sempre, però nella vita delle volte, dare qualche cosa in più, quando pensi davvero di aver già dato tutto, può fare una differenza enorme. Quei 5 secondi lì non è che producano sempre lo stesso risultato, non è matematica, però io me li vado a cercare un po' dappertutto, ma banalmente anche nelle relazioni con le persone, nell'aver pazienza con un figlio che ha 18 anni, che è adolescente, che è normale che tu cerchi di guidarlo. Sì, cerchi di dispensargli parole che sono un gesto d'amore, e lui ti restituisce arroganza e ti fa spallucce, eccetera, eccetera, perché è anche giusto che sia così, perché lui ti vuole dimostrare che ha già capito tutto, che sa benissimo come fare, che non ha bisogno di te. Ci sono passato anch'io. Eppure oggi prendo in mano una pinza, sono lì nel capanno degli attrezzi che lavoro, guardo la mia mano e mi devo sedere perché mi viene la pelle d'oca, perché rivedo la mano di mio padre. Sto facendo quella roba lì esattamente nel modo in cui me la spiegava lui. E allora dico: se così tanto è passato da lui a me, magari anch'io riesco a regalare qualche cosina a mio figlio Nicolò.
Ecco, quella secondo me è un po' la metafora dei 5 secondi, per cui io non so se anche voi riuscirete a trovare un campo d'applicazione, magari anche domani in ufficio, che lo sa, però secondo me quei 5 secondi lì ci sono dappertutto. Fai ciò che puoi con ciò che hai. Questa è tua. L'abbiamo già detto. L'abbiamo già detto, ma è tua? Insomma, secondo me c'è qualcuno che l'aveva già detto, sta roba qui. Non ne rivendico la paternità, non mi sembra chissà quale concetto. Questa io l'ho detta, ma non intendevo farla mia, perché insomma è un po' retorico, detto da uno che sembra che voglia vantarsi di aver fatto qualche cosa che in realtà è già stato fatto dagli altri. A proposito di quello che mi spiegava l'ingegner Dallara, io ho conosciuto a Rio una ragazza, che tra l'altro è una bellissima ragazza, si chiama Vanessa Lowe, è un'atleta tedesca, che fa più o meno quello che hanno fatto quei giovani ingegneri che erano stati messi al lavoro da Dallara per fare quel simulatore. Cioè lei corre in una condizione che normalmente non dovrebbe consentirlo. Pensa che lei corre in una categoria in cui c'è anche la nostra Martina Caironi, campionessa olimpica. Le facciamo un applauso perché è veramente forte. E per essere classificato in quella categoria, la dicitura precisa è amputazione monolaterale di coscia o similare. Cioè vuol dire che a te manca non solo la gamba, ma ti manca proprio il ginocchio, per cui una gamba non la puoi usare di fatto, la usi solo come punto d'appoggio, no? Lei è similare, nel senso che a lei mancano tutte e due. Ed è incredibile, perché lei è arrivata seconda nei 200 metri e ha vinto la medaglia d'oro nel salto in lungo. Come lei faccia è un mistero, è un po' come il calabrone che vola, perché nessuno riesce a spiegargli che lui, la scienza dice che non dovrebbe volare. Lei corre, e non solo corre, ma va fortissimo. Per cui sono questi gli esempi positivi che, se abbiamo occhi per scorgerli, ci possono insegnare qualcosa. Poi, attenzione, non è che tutti quanti dobbiamo necessariamente nel corso della nostra vita fare i calabroni. Io credo che un'ambizione che dovrebbe essere imprescindibile è quella di essere delle brave persone, e già questo basta per riempire degnamente una vita. Dopodiché, se uno ha qualche obiettivo in più, un ragazzo in bocca al lupo. Certo, certo. Cosa abbiamo dopo? Questa qua la possiamo spiegare bene. Sì, questa la spiega, ma è facile da spiegare. Io credo che noi tutti siamo il frutto dell'educazione che riceviamo, che non è solo quella che ci passa ai nostri genitori, ma anche gli stimoli che ci vengono dal mondo che ci circonda. Fare parte di un gruppo di un certo tipo forma cavalli di razza, no? Certo. Per restare sempre in tema di quello che accade qui a San Patrignano, non soltanto con la materia umana, ma anche con gli animali. Qui accade in entrambe le situazioni. E lo sport, secondo me, è capace di insegnarti questo, perché nello sport non c'è la possibilità di nascondersi all'interno del sistema, dell'organizzazione. Io cito sempre l'esempio della scuola, no? Tu sei in ultima fila, il professore dice che interroghiamo oggi, te ti fai piccolino, ti nascondi dietro. Magari quel giorno lì ti va fatta bene. Nello sport, se non hai voglia di alzare la mano e dire presente, non vai mica avanti. E lì è un po', diciamo, quella palestra di vita che ti insegna ad affrontare nel migliore dei modi le cose, che poi è anche banalmente il più semplice, quello che abbiamo detto, no? Cioè, prendi la paga, arrivi ultimo, abbi la forza di fare i complimenti ai tuoi avversari, cerca di capire dove loro sono stati più bravi di te, rimettiti al lavoro, perché tanto arriva una nuova opportunità per mettere a posto le cose dal tuo punto di vista, no? E riuscire a farlo è maledettamente difficile. Io sono molte di più le gare che ho perso rispetto a quelle che ho vinto, ma... Tra l'altro, lo stavo dicendo, perché leggendo Sports Week, noi conosciamo l'Alex che vince, in realtà la paga l'hai presa anche tu. Sai che io quando ho ricominciato a correre, parlavi di mio compleanno, no? Sì. Io ho ricominciato a correre, facciamo una cena a casa mia, non chissà quale cosa, ma insomma invito i miei amici migliori,
E questi mi fanno un regalo, discrete dimensioni, lo apro, c'era un barattolo con un mega dispenser di crema per il viso, ma una roba da 4 kg, non so neanche dove l'hanno trovato, così grossa. Dico, ma cosa serve tutta questa roba qua? Dice, no, perché sai, adesso che ti sei rimesso a correre in macchina e sei sempre là di dietro, prendi di quelle intabaccate che ti rovinano la pelle. Intabaccate? Sì, intabaccate, c'è tutti quei fumi che sono dannosi per la pelle, allora ti diamo... Pensiamo che amici carini che ho. Poi ho ritrovato la strada verso le posizioni importanti, allora lì la crema è rimasta lì in un angolo. Non l'ha neanche usata mia moglie, perché non era neanche di chissà quale qualità. Non mi rimanevano anche i brufoli, non andavano neanche via. La prossima qual è? Beh, questa non è una cosa bellissima, perché è una constatazione. Cioè, nel senso che io lo dico sempre anche a mio figlio, no? Gli dico, guarda Nicolò, che te hai tutto il diritto di vivere con una certa dose di incoscienza alla tua età. È giusto. È normale che tu in questo momento sei assemblato per vivere ogni giornata per quello che è. Assemblata è bella. Esatto, non preoccuparti più di tanto di quello che accadrà domani. Però il problema è che oggi hai tutto lo spazio di manovra che potresti sognare, ma questo si riduce, prima o poi la vita ti acchiappa. Ti acchiappa e finisce che te lo dice lei. Se non l'hai ancora scelto dove andare, te lo dice lei dove devi andare, perché arriverà il giorno in cui avrai delle responsabilità, sarai parte di un sistema al quale non ti puoi più sottrarre, mentre adesso sei ancora in tempo per decidere quello che vuoi fare. E guarda, credimi, il segreto è tutto lì, perché io sono stato aiutato da due genitori meravigliosi che mi hanno spronato e stimolato tantissimo. Però oggi la gente mi dice, ma come fai, ma dove trovi la forza? Tutte balle. Oggi chiamarsi Zanardi ti apre tutte le porte. Era quando avevo 15 anni che tenere la schiena dritta di fronte a degli adulti che mi dicevano, no ragazzino, non vali niente, no, non si può fare, no, è meglio quello là perché te... E io lì, Dio buono, la sera, giù in garage, pistole, smonte, rimonte, pulisci sto go-kart, prova di migliorarlo. Finché un giorno, in un raro momento di lucidità, ricordo anche che mi ritrovai a ringraziare mio papà perché dissi, oh papà, ti stai facendo un mazzo per aiutarmi, insomma, papà faceva l'idraulico. Poi lui diceva sempre che mantenere un go-kart era come ingrassare un maiale savoiardi, da quanto costava. Però abbiamo capito la tua vena ironica da dove discende. Sì, e poi mio papà, guarda, ti potessi raccontare anche quelle sporche. Beh, però, no, non dico così. Stavo per. No, stendiamo un velo perché magari mi riprendono poi. E lui mi disse, sai cosa c'è Sandrino? Che io l'altra sera sono tornato a casa dal lavoro stanco, morto, sono passato davanti al bar, c'erano tutti i tuoi amici lì tirati, con la birettina in mano, che forse sarebbero andati in discoteca, non so dove. E poi sono arrivato, ho visto la luce del garage accesa, sono venuto dentro e ti ho trovato addormentato dentro al go-kart e ho detto, il cino c'ha passione, io tutto quel che posso lo faccio. Ed è lì, hai capito? Però io non posso rivendicare il merito di aver trovato la mia passione. Io posso solo raccontarvi che ho avuto la fortuna di incontrarla in un momento della vita in cui avevo ancora spazio per progettare la mia vita su quella cosa. E quindi io questa cosa la racconto, dopodiché se qualcuno la coglie, qualcuno che è ancora in tempo, prima che la vita gli sia passata davanti, Dio buono, magari allora può dire, sì, ho capito che il sistema, tutti quanti, mi dicono che dovrei andare là perché tutti andrebbero là, ma per me invece sarebbe più importante andare dall'altra parte, per cui prima che sia troppo tardi, aspetta che provo ad andare di là. Magari ti va fatta bene, magari riesci a costruirci sopra qualche cosa di importante, magari riesci ad avere il privilegio enorme che ho avuto io da poter trasformare la mia passione in un mestiere, piuttosto che dover fare il percorso inverso, piuttosto che trasformare il proprio mestiere in una passione, che è comunque possibile, attenzione, io ci sono riuscito, come ti ho detto, quando
mi sono trovato a Berlino che da solo non riuscivo a far nulla, cioè mi dovevano aiutare anche ad andare in bagno. Però è più facile far l'altra roba, no? Certo. È più facile dire voglio correre in macchina, mi pagano pure, che culo. Quella dopo qual è? Beh, adesso magari non erano queste le parole, però è una cosa che senti. Entro certi limiti, non voglio essere un po' pudico, non, cioè ci sono persone che senza volerlo si vedono protagonisti di situazioni molto difficili che sono dalle quali è poi difficile ripartire. Però il 90% è vera sta roba qua. C'è la volontà. Sì, perché vedi, tornando al discorso di quello che mi diceva mio papà, io quando avevo 40 anni ho cominciato a fare i classici ragionamenti che fai quando ti spuntano i primi capelli bianchi in testa, no? Te li fai sti ragionamenti qui, come che li fai? E di dire, cavolo, ma ti rendi conto che io ho puntato tutto su questa mia passione, ma sono stato un pazzo, perché è vero, va bene, ci sono riuscito, però era molto più facile il contrario, no? Ed oggi mi ritroverei con che cosa in mano? Con nulla. Poi invece è passato ancora del tempo, ho capito altre cose e alla fine sono stato un ottimista, sicuro, però non un pazzo, perché secondo me se insisti, prima o poi il chiodo va giù, cioè se continui a battere lì. Io ogni tanto sento qualcuno dire perché le persone che davvero mi hanno aiutato le posso contare sulla punta delle dita di una mano. Vabbè, ma cioè quante ne servono? No, perché se poi tu che devi saper fare quel che serve per collegare l'aiuto fondamentale che sta sulla punta di un dito a quello che sta sulla punta del dito dopo, no? Se no, se non sai fare il lavoro che serve, poi magari quella persona lì si presenta puntuale all'appuntamento, ma te non ci sei. Io sono grato al destino per avermi fatto conoscere Chip Ganassi, che mi ha davvero cambiato la vita. Però io ci sono andato a Laguna Seca, non è mica venuto lui a cercare me, capito? Io ho insistito, io ho continuato a bussare a tante porte che mi venivano chiuse. E le stesse persone che oggi magari mi accolgono stendendomi il tappeto rosso, in altre epoche, insomma, alzavano gli occhi al cielo, come dire, ancora questo qui, ma come me lo tolgo di torno, hai capito? E quindi se uno crede di avere delle capacità, è sbagliato sentirsi i più bravi al mondo, perché il più bravo non esiste. Però devi essere fiducioso di essere abbastanza bravo da poter riuscire, trovandoti nel contesto giusto, avendo gli strumenti che servono per fare quel lavoro, e anche desideroso di migliorarti, perché poi la vita è un percorso lungo il quale, insomma, possiamo fare della strada da tanti punti di vista. Oggi crediamo di essere capaci a fare una roba e domani magari fai un'altra. Siamo decisamente più preparati perché abbiamo scoperto qualche cosa in più. Vabbè, questo fa un po'... Fa effetto. Ma no, cioè, è quello che dicevo prima, no? Che alla fine... Poi in certe situazioni bisogna trovarci, perché io ho fatto... Insomma, ho preso una discreta botta e... Una discreta volta. No, tra l'altro sta cosa, ancora una volta, non ho nessun merito, però la racconto sempre con un certo orgoglio, perché io ho avuto 8 arresti cardiaci e soprattutto ho sovvertito un po' il pronostico della scienza, perché io sono rimasto in vita con meno di un litro di sangue per più di 50 minuti, che era il tempo necessario per raggiungere l'ospedale presso il quale ero stato inviato. Anche lì una scelta coraggiosissima di un medico che si chiama Steve Holvey, che mi ha salvato la vita davvero prendendo questa decisione difficilissima due volte. Uno, perché lui e Terry Tremel, che sono i due medici che mi hanno fatto il primo intervento, hanno davvero fatto l'impossibile. Adesso non vi racconto i dettagli perché
perché anche se non avete appena mangiato comunque sono pesanti, ma hanno davvero fatto la differenza. E due, perché l'ospedale di Dresda era 25 minuti di elicottero, invece loro hanno deciso di mandarmi a Berlino, dicendo se accade qualche cosa che ci aiuta, là poi possono fare il resto. E io ci sono arrivato vivo, nonostante appunto il mio cuore si sia fermato 8 volte, eccetera, eccetera. E poi da lì è ripartito tutto quello che è seguito. Però aver avuto persone che ancora una volta, come i ragazzi della Dallara, eccetera, non hanno accettato, diciamo, la previsione del pronostico, hanno detto: intanto noi facciamo quello che si può, poi se lui fa il resto magari accade il miracolo. E io oggi sono qui, quindi quella è stata una cosa importante. Poi io ho dormito per 8 giorni, perché tanti sono i giorni in cui mi hanno... Inizialmente ci sono andato da solo in coma, poi mi hanno tenuto in questa condizione di coma farmacologico. Voglio rassicurare i presenti, io non ho visto nessun tunnel, nessuna luce, nessuno che mi chiamava in fondo. Però quando poi mi hanno svegliato, Daniela si era presa l'onere, non l'onore, l'onere, di comunicarmi quello che era accaduto, e mi avevano ridotto i farmaci, quel tanto che bastava per riuscire a sentire, ma non per essere troppo cosciente e rendermi conto in autonomia di quello che era davvero accaduto. Probabilmente perché tutti si preoccupavano e dicevano: questo qui si domanderà come farò a vivere senza gambe. E invece la domanda che io mi sono fatto è: come cavolo farò a fare tutte le robe che devo fare senza le gambe? Era più tecnica, ma ero convinto che un modo l'avrei trovato, perché, vedete, no, qui non serve l'applauso, davvero. E lo dico perché in certe situazioni ti ci devi trovare. Io stesso mi ero domandato come avrei reagito in una situazione del genere, e la risposta che mi ero data era molto diversa dalla reazione che ho avuto. Quindi a dimostrazione che ognuno di noi poi dopo, quando si fa sul serio, si comporta di conseguenza. Probabilmente vengono fuori anche energie nascoste che ognuno di noi ha senza saperlo e che saltano fuori. Però io in quel momento ero semplicemente felice di essere vivo, ma senza nessuna remora, nessun ripensamento. Cioè io ero proprio euforico, veramente felice. Il dolore che avevo addosso in quel momento, ti garantisco che era veramente tanto, cioè io ero conciato davvero malissimo, era tale da diventare il dolore stesso il moltiplicatore della mia gioia, perché mi dava anche la misura di che cosa mi ero già lasciato alle spalle. Quindi quella roba lì, che adesso non c'è più, ma il fatto di dire: ho guardato la metà che era rimasta, no, io ero felice di come, cioè, si dice in Romagna, di ottimismo, come si dice in Romagna, di aver avanzato qualcosa, no? Dio. Porca miseria. Si dice così, no, in Romagna? Si dice così. Sì, fortuna che è solo una metafora, mezza Italia, perché sennò sai che peso mi dovrei portare in giro. No, è vero, è quello che dicevo prima, cioè io mi sento sempre costantemente abbracciato e sono un po' il frontman di un intero movimento, che è quello paralimpico, che viva Dio comincia a farsi vedere. Forse anche grazie al mio passaggio, che ha indubbiamente acceso delle luci in più, però la gente si comincia a rendere conto anche del perché io mi sono appassionato così tanto, perché ci sono gare affascinanti, avvincenti e soprattutto atleti fortissimi, perché sai, nello sport tradizionale capita che se uno è molto dotato può anche riuscire con la sola ambizione a ottenere qualcosa, perché anche se non ti metti in gioco al meglio delle tue capacità, se hai un buonissimo potenziale magari comunque dei risultati li ottieni. Nello sport paralimpico soltanto per presentarsi ai blocchi di partenza devi essere, da un certo punto di vista, lo dico con un certo imbarazzo perché sembra che io voglia farmi un complimento, però la credo questa cosa per cui la dico, cioè devi essere un po' un fuoriclasse, perché se sei uno che ha ancora in testa il perché proprio a me, come farò a vivere, chi mi può aiutare, chi mi apre la porta, cioè le persone disabili, e non lo dico per suscitare la vostra irrealità, ma sono anche dei grandissimi rompicoglioni, ne hanno anche il diritto perché la vita ha tolto loro qualcosa. Quelli che invece non lo sono più,
sono già di per sé dei fuoriclasse, poi se hanno una passione per lo sport, magari riescono ad ingaggiarsi da subito con uno spirito che li porta ad emergere. Dopodiché per farlo a certi livelli occorrono anche delle capacità fisiche particolari, perché insomma, come dicevo prima, a me non è che mi hanno regalato la medaglia olimpica, me la sono portata a casa perché ho fatto su 20 km 43 di media, che a forza di braccia è un bel andare, no? Cioè, era il mio bravo, ecco. Il mio bravo facevi 43. E io lo confesso, sai quando entri nei paesi che c'è state viaggiando a... li godi. È una reazione un po' diabolica, me ne rendo conto, però mi viene da fare lo sprint e far diventare rosso il numero, è una figata. Ogni volta che ci riesco è una figata pazzesca. Te sei matto. Però insomma, te sei matto. Tra l'altro, insomma, tu sei qua oggi perché 4 anni fa era seduto su questa sedia in una versione molto più piccola, stava crescendo questo format, il tuo compagno di stanza, che credo sia qua in sala, c'è Giorgio Farroni, dov'è? Dov'è Giorgio? Giorgio Farroni, dov'è? Non gli dire alza la mano perché ce l'ha sempre. Ah, eccolo! Un altro fuori classe, Giorgio. Giorgio è venuto, facciamogli un applauso. Giorgio è una delle persone più simpatiche che ci siano in questo mondo. Lo confermo. Non solo, è anche un grande campione, perché lui è stato campione del mondo a rispetto del fatto che corre in una categoria in cui lui è classificato, la sua disabilità diciamo gli lo fa appartenere a questa categoria, ma lo mette assieme a persone che hanno un problema di carattere neurologico in relazione al quale potrebbero avere degli svenimenti. Però sai, se uno non sviene, c'è tutto il resto a posto. Per cui, cazzo, lui è una bella sfiga, lui va via tutto storto, tutto imberlato, e corre contro questi che se non svengono, è logico che hanno qualcosa in più. Allora, però Giorgio Farroni, siccome è un duro, e siccome uno che non molla, è stato campione del mondo. Cazzo, grande. L'applauso glielo facciamo per questo. Lo inquadrate, per favore? Grande Giorgio! Tra l'altro tu devi sapere che ho strappato una promessa a lui, prima eravamo a pranzo assieme. Tu mi hai detto che la nazionale è piena di storie belle. Io vi ho visto anche a febbraio a Fabriano, proprio nell'occasione in cui sua mamma presentava il libro su Giorgio, e io ho strappato la promessa a lui: siccome il prossimo anno noi facciamo questa iniziativa una volta all'anno, e il prossimo anno lo faremo sulle coppie, sulle squadre, ed è il motivo per cui ti chiesi di Pontremoli, no? E io ho strappato la promessa a lui che lui ci viene a raccontare cosa combinate voi da compagni di stanza insieme. No, non vorrei che qualcuno pensasse male, parlato di coppia, compagni di stanza. A Rio, insomma, per lui camminare non è così agevole, no? E i nostri alloggi erano i più distanti dalla mensa. Io che ho un attrezzo che si chiama Tri-Ride, è un affare con monoruota elettrico, si attacca alla sedia a rotelle e ti traina, e mi ha davvero salvato la vita. Però ogni giorno lui strappava un passaggio, per cui me lo caricavo così e andavamo in giro così, no? E vabbè, si dice il peccato non il peccatore. Parlo con un amico e gli racconto, perché era appena successo, che avevo scoperto che c'era il dispenser dei preservativi gratis. Mi ha detto, oh, fregane un po'. Per cui al ritorno dal pranzo io e George, messi così come eravamo messi, ci siamo messi a prendere... E a un certo punto mi è venuto il dubbio, ho detto, ma chi ci vede? Cosa starà pensando in questo momento? Per cui l'abbiamo piantata lì e siamo venuti via. Allora, però pensa che, ti racconto solo questa, poi mi taccio. Noi ci siamo conosciuti perché io sono uno degli ultimi che è arrivato in nazionale, e in nazionale non esiste che si dorma da soli. Per cui mi appioppano Giorgio Farroni come compagno di stanza. Con Giorgio non ci metti tanto a entrare in confidenza, però sai, c'è sempre quel minimo di imbarazzo la prima notte in cui si dorme entrambi in camera
non sai se uno russa, se uno emette rumori di altro tipo. Che cosa. E adesso c'è massima libertà da questo punto di vista, sono cose che succedono. E, tant'è vero che pensa che una sera che eravamo lì che giocavamo a carte, insomma, siamo partiti qui e là, lui ha detto, ma che avete intenzione di andare avanti ancora tanto? Dice, no, perché se continuate mi metto il casco da crono, sono più aerodinamico, tira certe correnti qua. E insomma, la prima sera, ma anche per, consentitemelo di sdrammatizzare su uno dei drammi che il nostro paese sta vivendo, perché insomma, bisogna anche saper ridere. Secondo me lui porta un po' sfiga per la questione dei terremoti, perché lui se li sta beccando tutti, perché abita in quella zona lì. E siamo a fare sta gara a Piacenza, e venne quel terremoto durante la notte, che poi ha fatto i disastri che ha fatto nella a zona Modena. Di Modena, eccetera. Certo. E per cui non l'abbiamo sentito e come, insomma, nel cuore della notte, io era la prima notte che dormivamo assieme, mi sveglio e poi non so se si è svegliato anche l'altro, sai, sei anche un po' rincoglionito. Certo. Perché ti sei... E sento, al buio sento, dico, oh George, sei sveglio? E lui fa, ma che te sta muovendo un bagagliardo o c'è stato il terremoto? Un dico, po' gagliardo! Dico, no, George, è il terremoto, fa. Né meglio ci troviamo un trave e ci mettiamo sotto. No, perché a me mi ha già tirato giù casa due volte. E infatti, quando ci siamo sentiti al telefono, mi ha detto, no, vengo pure io, ma mi sa che sto pure fuori a dormire, perché a me non mi prendo una giornata di vacanza da sto cazzo di terremoto, che qua ogni notte una stecca se balla sempre, per cui insomma, no. Ma comunque un grande abbraccio a tutte le persone che stanno lottando con grande dignità. Vero. Grazie. Allora, prima di strapparti la promessa, ti faccio una domanda sugli obiettivi. Allora, magari salto qualche pezzo, però dalla... Ti potrei rispondere come ha fatto prima Gene Gnocchi, sono arrivato qui, cos'altro devo fare nella vita, no? Allora, hai fatto l'Ironman, anzi, ne hai fatti due? Due. Sì. Hai vinto i mondiali, hai vinto le Olimpiadi, cioè, davanti a te... Quali sono i prossimi obiettivi? Che sfide ti sei messo? Una la so che me l'hai raccontata. Ma non so, roba tipo primo uomo su Marte, una roba così. Roba da poco. No, sto scherzando. Guarda, in realtà io non è che... Potrebbe sembrare dall'esterno che io viva il tutto con un'ansia di dover per forza fare certe cose. In realtà, come dicevo poc'anzi, io sono anche uno che sa prendersi i suoi tempi per godersi le cose. Le cose più belle sono anche quelle più semplici. Io vedo, non so, mio figlio vivere un suo momento di gioia, corrermi incontro, abbracciarmi e mi esplode il cuore. Che cosa ci può essere più di quella roba lì? E mi consola pensare che magari mio papà se n'è andato prima di vedermi trionfare negli Stati Uniti, fare forse le cose più importanti della mia carriera sportiva. Però mi ha visto vincere con il go-kart e soprattutto era lì con me, abbiamo costruito assieme quella roba lì, per cui so di comunque di aver trascorso con lui dei momenti che hanno fatto di lui un grande privilegiato, una cosa che non tutti riescono a sperimentare nella vita. Lo invidio anche un po', vorrei che mio figlio avesse la mia stessa passione per avere qualche cosa in più da poter condividere con lui. Chissà, magari mio nipote, quando diventerò nonno, può anche essere che dica sì dai nonno, comprami un go-kart. Al tempo stesso, come ti dicevo prima, io non voglio essere avido, però è anche vero che aver fatto tanto, essere così esposto, mi mette nella condizione di poter fare altro. E allora se posso approfittare, ma perché non dovrei? Resta sempre... la considerazione sulla mia curiosità e quindi la mia poi capacità di essere bravo nel scegliere, perché non è che si può fare tutto nella vita, cioè non è che se io decido di diventare il primo ballerino della Scala è logico che sarei un po' fermo di gambe, vado incontro a una sicura delusione, però quando mi dicono guarda che l'Ironman non si può fare a forza di braccia, ma dove sta scritto?
io ci avevo ragionato sopra quella cosa lì, anzi continuo a sostenere che secondo me fare 4 km di nuoto, 180 in bicicletta e 42 di corsa senza le gambe è più facile che con le gambe, ma è tecnicamente così. Per cui l'anno prossimo non c'è l'assillo di dover fare dei punti per guadagnarsi la qualifica ai giochi olimpici e quindi la stagione paraciclistica potrò affrontarla in modo un po' più scanzonato, quindi mi piacerebbe cambiare l'impostazione del mio allenamento per essere capace più di resistere alla distanza e preparare meglio quella gara di Kona che tu hai menzionato, cioè la finale mondiale dell'Ironman, e provare a farla ancora meglio rispetto a come l'ho già affrontata due volte. Per prepararmi magari anche fare qualche gara di triathlon in avvicinamento, c'è un bellissimo mezzo qui a Pescara, qui nel senso che siamo più vicini rispetto a dove vivo io, e fare delle cose così. E in più, insomma, non ti nascondo che sono andato al Mugello lo scorso 16 ottobre convinto di poter far bene, non di però no di vincere, perché mi sembrava troppo, anzi. Dopo le qualifiche, la gara del sabato, sono andato a spiare i ragazzi del mio team mentre facevano l'assetto, perché per fare l'assetto mettono la macchina sulle bilance e letteralmente la pesano per vedere se la macchina è pari, se il peso risulta essere incrociato, logicamente devono agire sulle ghiere delle molle per metterla perfettamente in piano. E sono andato a spiare per vedere se era peso la macchina, perché ho detto, ma è normale che io vada così forte? Cioè, è un anno e mezzo che non guido, sta macchina non la conosco, qualche problemino obiettivamente più degli altri ce l'ho, sembrano i figli miei questi qui, anzi i miei nipoti, e quindi sono andato a controllare, ho detto, non è che questi si sono messi d'accordo con l'organizzatore per fare richiamo di pubblico, non lo so, mi fa ancora sottopeso, invece no, era tutto a posto, quindi... Insomma, alla fine della giornata, dopo che avevo vinto la gara, mi sono guardato allo specchio e ho detto, però Zanardi, lo sai ancora girare il volante, boia di un mondo. Quindi, ho questo rapporto molto privilegiato con una grande azienda che è BMW, visto che io li rappresento come ambasciatore del brand nel mondo. E però a Monaco mi vogliono bene, lo sanno che faccio il pilota e che so ancora girare il volante, quindi mi auguro, anzi stiamo già lavorando per fare in modo che io possa farlo non in un intero campionato ma in una qualche occasione simpatica per poi prepararsi anche meglio magari ad un evento come potrebbe essere la 24 ore di Spa, che a livello di corse GT è la gara più prestigiosa e anche la più importante. È anche goduriosa, eh? È anche una bella goduria. Guarda, io ricordo l'anno scorso, siamo ancora nel 2016, io l'ho fatta nel 2015, in una curva che mette al rettilineo di dietro, quello lungo, di notte. Che quando la gomma è a posto, cioè sei appena uscito dal pit stop, hai la gomma fresca, riesci a farla piena, no? E sono venuto fuori con la macchina che spazzolava leggermente di posteriore, perché non sembra, ma sono macchine veloci, sono tutte macchine che hanno 600-650 cavalli, macchine belle. E mentre mettevo dentro la quarta c'era la classica nuvola bassa delle Ardenne che io ho bucato, sono venuto fuori dall'altra parte, erano, non so, le 3 del mattino, una roba del genere, e mi sono sentito così vivo in quel momento, ma così vivo, ho detto mamma mia, ma che culo che c'ho io nella vita, proprio. Sono quelle emozioni che ti colgono anche un po' di sorpresa, no? Nel fare una cosa che magari hai già fatto per tante volte, però ecco, secondo me finché riesco ad apprezzarla in questo modo riuscirò a trovare quel che serve per andare forte nonostante io abbia già compiuto 50 anni, perché è tutto lì quello che poi dopo col tempo si perde, secondo me. Grazie Alex. Voglio fare 3 cose. La prima cosa che voglio fare, se me lo consenti, c'è anche il mio telefono in giro, e chiederti un autografo del tuo libro. Tra l'altro ci sono le copie fuori se volete. No, aspettavo di incontrarti per leggerlo, e se ti fa piacere, visto che qui il privilegio ce l'ho io. Ha detto così, ma poi non lo legge mica, sai. No.
Lo leggo, Alex. Se mi sfidi anche entro domani. Lo dedico a te. Se ti va. Non devi riciclarlo come regalo di Natale. No, pensavo di tenerlo perché mi sono sentito e mi sento privilegiato. La seconda cosa che vorrei fare, e tutti voi avete avuto una bandierina, giusto? La vorrei usare adesso perché vorrei fare una foto intanto con una coreografia diversa e perché io so del tuo progetto di creare qualcosa per i giovani rispetto alle prossime Olimpiadi, rispetto a Tokyo, eccetera. E noi non c'eravamo. Vedi che non sono sintetico neanche nel fare le dediche. Te aspettavi che io finissi, eh? Sì, non avevamo fatto i tempi. Grazie tante. Grazie tante. Grazie a te, scuse. Grazie, grazie tantissimo perché, insomma... Alex, io mi sono permesso di far questo. Noi a Rio non c'eravamo. Però quando ti ho sentito fare i ringraziamenti dopo la medaglia, quando mi hai raccontato il tuo progetto di Rio, vorrei che la inquadraste questa medaglia se possibile. Mi sono permesso di premiarti davanti a tutti e su questa medaglia c'è scritto Networking Day, questa giornata, e dietro c'è scritto: quando vinci ti chiamano campione, quando aiuti qualcun altro a vincere lo diventi per sempre. Io so il progetto che hai in mente per Tokyo, di certo oggi a tutti noi una grande mano per diventare campioni ce l'hai data. Grazie. Bandierine! Aspetta che ci facciamo un selfie, Alex, con tutti. Posso dire una cosa prima che facciamo un selfie? Visto che ne ho dette poche. Io questa medaglia la accetto, ma l'accetto a nome di tutti quei ragazzi che con meno telecamere attorno però fanno delle cose altrettanto, ma dico giustamente... No. Sampa? Qui a San Patrignano. Certo. Dei ragazzi che... Certo. Che ogni giorno sono in gara e che di strada da fare ne hanno tanta, ma che guardano chi ce l'ha fatta, perché chi ce l'ha fatta può essere la loro fonte di ispirazione, il loro esempio, la testimonianza che si può fare. Quindi ragazzi, abbiate la forza di guardarvi attorno, guardare chi ce l'ha fatta, perché può essere proprio quella persona che vi aiuta ad aver ragione dei vostri problemi o a semplicemente migliorare le cose anche rispetto a chi problemi non pensa di averne, perché poi... Come dicevo poc'anzi, i problemi sono quelli che noi sentiamo o percepiamo essere tali. Quindi basta, stai zitto Zanardi che ha già rotto le scatole e dobbiamo andare a casa. Grazie a tutti, vi voglio bene. Alex, a novembre di quest'altro anno ti aspettiamo qua con Farroni su questo palco. Va bene, ci proviamo. Grazie. Grazie, grazie Alex. Grazie.